Questo è l'imprendipromotore, quando il consulente finanziario diventa imprenditore. I miei clienti nel 2018, dopo un anno negativo, quando siamo arrivati nell'ultimo trimestre, dove abbiamo veramente avuto il crollo dei valori di mercato, non ce n'è stato uno che abbia preso sul telefono per chiamarmi. E quando io invece li ho contattati io per dare un po' di tranquillità, ho trovato delle persone molto molto più consapevoli, molto più tranquille riguardo a quella che era la variabilità che stavano vivendo sui mercati, la volatilità, il momento negativo. E invece di parlare di risultati di portafoglio, mi sono ritrovato a parlare dell'argomento dell'ultima newsletter. Scopri le strategie più efficaci per poter migliorare il tuo business e la tua impresa di consulente finanziario. Questo è l'imprendipromotore con Enrico Florentino. Ciao e grazie per aver deciso quest'oggi di stare in mia compagnia ascoltando la puntata numero 43 dell'Imprendi Promotore Podcast. Io sono Enrico Florentino e voglio aiutarti a migliorare la tua impresa di consulenza finanziaria. Prima di cominciare questo episodio, prenditi un momento per iscriverti a questo podcast e se ti va, lascia una recensione. La puntata di quest'oggi è offerta dalla Imprendi Promotore Academy, la prima Academy italiana dedicata interamente allo sviluppo dell'imprenditorialità dei consulenti finanziari. Se vuoi far crescere la tua impresa di consulenza finanziaria, la Imprendi Promotore Academy sarà in grado di fornirti tutti i supporti per far crescere il tuo business. Per info e per iscriverti alla lista d'attesa, digita www.imprendipromotore.it/academy. Ripeto, www.imprendipromotore.it/academy. Academy scritto con una C e con la Y finale. La scrittura rende autorevoli. Sembra proprio di sì, visto che tantissimi consulenti finanziari stanno cimentandosi in vario modo attraverso della produzione letterario professionale. A parlarne con me in questa puntata dell'Imprendi Promotore Podcast è Nicola Foletti. Nicola è un consulente finanziario che da oltre un anno produce una bellissima newsletter intitolata Ratatouille, che invia settimanalmente ai suoi clienti. Il riscontro che ha presso la clientela è notevole, sia in termini di vicinanza e di percezione del valore, cosa estremamente importante in un momento come questo, dove la MiFID 2 mette sotto la lente del microscopio il tema del valore, della percezione del valore, sia in termini di referenziabilità proveniente appunto da altri clienti. Allora, benvenuto alla nuova puntata dell'Imprendi Promotore Podcast a Nicola Foletti. Grazie Enrico e buongiorno a tutti. Allora, ci ho tenuto particolarmente ad averti qui in puntata perché, lo racconteremo più tardi, tu da un po' di tempo a questa parte stai diventando un mio riferimento per ciò che concerne tutta l'attività di creazione di contenuti e in particolar modo di contenuti scritti. Grazie, mi emoziona questo, nel senso che non era mai stato una prospettiva alla quale io avessi pensato, quello di poter essere preso da esempio da altri. In realtà è così, però prima di raccontare un poco che cosa stai facendo e soprattutto che cosa stiamo facendo anche insieme, mi piacerebbe che proprio cominciassimo anche a questa puntata del podcast raccontando chi è Nicola Foletti. Per me Nicola è un uomo fortunato. Io ho avuto la possibilità di fare tante esperienze nella mia vita, sia dal punto di vista lavorativo che dal punto di vista umano, e ognuna di queste mi ha arricchito e ha contribuito a farmi progredire verso quello che oggi è Nicola e di cui tu vuoi sapere. Errori, cicatrici e sbagli compresi. Mi ritengo fortunato perché continuo ad avere la possibilità di crescere, di progredire e perché ho realizzato qualcosa che per me è sempre stato importante, una parte di quei sogni che avevo da ragazzo. Il punto fondamentale è, per me, sono cresciuto in una famiglia molto unita, una famiglia che era divertente, una famiglia nel quale l'unione e la condivisione era al centro
dell'affetto, era al centro della vita quotidiana e purtroppo poi anche segnata da un lutto inaspettato e molto profondo. Però è quello che per me è stato veramente importante è crescere con due sorelle più grandi che hanno contribuito moltissimo alla mia educazione, e tanto che, insomma, per capirci, quando ero piccolo mi dicevano zitto tu che sei un maschio. E ecco, questo è stato importante per la mia crescita, e capisci che quando mia moglie mi ha preso io ero già educato, io sapevo già quale fosse il mio posto. E ecco, obiettivamente anche lei in realtà è stata una donna fortunata. E siamo fortunati insieme perché viviamo un matrimonio felice, abbiamo la benedizione di due figli, piccoli, uno di 4 e mezzo e l'altro di 3, che sono una gioia infinita. E la cosa veramente mi rende orgoglioso, perché fin da ragazzino io sapevo che avrei voluto una famiglia e sapevo che avrei voluto dei figli. Dal punto di vista professionale mi sento un uomo fortunato perché sono riuscito a realizzare tante cose diverse. Ho vissuto settori diversi, ho fatto esperienze diverse, ho iniziato come agente di commercio, poi diventato imprenditore e poi da imprenditore ho sbattuto e mi sono fermato e sono diventato dipendente. Da dipendente mi sentivo stretto e sono tornato a essere libero professionista come consulente finanziario oggi, e da consulente finanziario libero professionista oggi sto cercando di ritornare ad essere imprenditore. Beh, questa è una cosa che penso possa essere definita assolutamente una ricchezza, specialmente al giorno d'oggi dove spesso e volentieri si incontrano persone a cui è capitato magari di fare una cosa sola o al massimo due nella vita. In realtà io credo che la ricchezza data anche dalle esperienze accumulate e soprattutto dagli errori probabilmente, e anche dai dolori provocati dagli errori, alla fine possono essere in fondo di grande insegnamento, o sbaglio? Sì, io credo molto in questa cosa che hai detto. Mi è ricapitato proprio in questi giorni di riprendere in mano una frase scritta da un favoloso poeta libanese, che è Khalil Gibran, che scriveva che le anime più forti sono quelle temprate dalla sofferenza e i caratteri più solidi sono pieni e sono cosparsi di cicatrici. Io credo che il percorso di ognuno si possa anche disegnare attraverso i propri errori, però i propri errori devono permettere di imparare e di rialzarsi, come fanno i bambini che cadono, si rialzano, cadono, si rialzano, cadono e si rialzano ancora. E poi è chiaro che bisogna essere fortunati, per questo io mi ritengo un uomo fortunato, di avere attorno delle persone che ti aiutano a rialzarti e l'occasione per farlo. Senti, e io partirei proprio da questa bella immagine del cadere e rialzarsi, perché sottende in qualche modo anche una disponibilità a rimettersi costantemente in gioco, forse probabilmente anche ad avere grande speranza nel futuro, no? Nel vedere il futuro come un'opportunità più che come una iattura o come una sorta di minaccia. E tanto è vero che tu, la bellezza di ormai un anno fa, hai cominciato a scrivere una tua newsletter, ed è anche questo il motivo per cui ti ho voluto qui in trasmissione. È una newsletter che, devo dire, poi ridendo e scherzando, settimana dopo settimana è arrivato al, ormai siamo al 54esimo, esatto, numero. Allora, vuoi raccontarci un pochino che cosa ti ha spinto a cominciare a scrivere una tua newsletter, che peraltro è una sfida importante, perché se non ricordo male tu prima questo tipo di attività assolutamente non la facevi? No, ricordi bene, io non ho mai fatto esperienze di scrittura e sei stato tu a spingermi a scrivere una newsletter e, grazie a una giornata di formazione che hai erogato presso la mia mandante poco più di un anno fa. E ricordo molto bene quell'aula, e non voglio essere tacciato di piaggeria perché ti faccio i complimenti, ma per me è stata una giornata illuminante. E in quell'aula in particolare raccontavi quale poteva essere, quale stava diventando lo sviluppo della professione e quali erano le sfide che la professione si sarebbe ritrovata presto ad affrontare. E
e mettevi al centro del rapporto fra il consulente finanziario e i suoi clienti la comunicazione, la capacità di essere vicino a loro, la capacità di farsi conoscere, la capacità di farsi scegliere per poter dare un servizio che non fosse un qualche cosa di tecnico, che non fosse un qualche cosa erogabile da un computer. E tutto questo passa e passava attraverso la creazione di contenuti. Non solo, ma attraverso un concetto che per me è sempre stato molto importante, che è quello del dono. È stato forse importante proprio per la mia origine familiare, per tutto quello che è stata la mia educazione. Però il concetto del dono è quindi di mettere a disposizione un contenuto prezioso alle persone in maniera che loro potessero poi, oltre che fruirne e quindi averne un vantaggio, ma poter anche riconoscerci come persone autorevoli e in grado di dare risposta ai loro bisogni. Ecco, quella giornata di formazione per me è stata illuminante. Io sono tornato a casa e ho iniziato a scrivere. Insomma, la cosa mi fa estremamente piacere e anzi ti ringrazio moltissimo, perché poi per chi fa come me un'attività di formatore, il fatto che a valle vi possano essere delle persone che poi vengono stimolate dalle cose che vengono condivise in aula e che poi le mettono a terra, come si suol dire, le rendono pratiche, è un qualcosa che è assolutamente molto bello. Ma a questo punto mi viene da chiederti, ma che cosa è successo? Sei arrivato a casa e hai cominciato a scrivere, tra l'altro poi hai cominciato a scrivere una newsletter da un nome molto originale che è Ratatouille. Beh, allora raccontaci un pochino, perché a me interessa anche molto capire che cosa è successo da lì in poi. Ratatouille, sì, io addirittura ho iniziato a scrivere in treno tornando a casa, quindi figurati quanto fossi entusiasta di quella giornata di formazione. Ho iniziato a scrivere in maniera molto inconsapevole, ero convinto che avrei dovuto iniziare a farlo con regolarità, sapevo perché avevo capito quale fosse il valore della comunicazione che sarebbe servita una continuità, una dedizione, un impegno importante, non mi spaventava perché ne riconoscevo il valore e quindi una cosa di valore richiede impegno nella vita, nel matrimonio, nelle scelte. Quindi non ero spaventato, ero molto entusiasta, ho cercato di mettere questo entusiasmo anche nel titolo della newsletter, che è Ratatouille. Ratatouille vuole essere evocativo e non banale, viene dalla ricetta, una ricetta provenzale la Ratatouille, che in realtà è una ricetta molto semplice, si tratta di fettine di verdure, tutte della stessa dimensione, oppure anche dei cubetti, che vengono stufati, poi assemblati come piatto insieme. Ora, gli ingredienti sono poveri, sono semplici. La preparazione però richiede una grandissima attenzione e una grandissima competenza da parte di chi la prepara, dello chef, perché ognuna di queste verdure richiede un tempo di cottura diverso. E per fare in modo che il piatto finale ci possa sorprendere e possa restituire un risultato che è più della singola somma dei pezzi, la Ratatouille richiede un'attenzione e una costanza nella preparazione. Ecco, per me scrivere la newsletter è questo, regalare ogni settimana o toccare in ogni settimana con una lettera che deve essere fruibile, quindi non deve essere né troppo lunga ma né troppo corta per non poter sviscerare un argomento. Parlare in maniera molto semplice e diretta di tutti quelli che uno alla volta sono le preoccupazioni e le informazioni che le persone ritengono utili nella gestione del proprio denaro, mi permette alla fine di un percorso di mettere insieme queste singole newsletter e produrre un qualche cosa di più, produrre una consapevolezza che non è solo frutto della competenza, non è solo spiegare cos'è un'obbligazione, ma è cercare di toccare il perché facciamo delle scelte di accantonamento e di risparmio che sono non sempre facili. Infatti proprio anche il tuo modo di scrivere, il modo stesso con cui è impaginata, anzi al termine poi di questo podcast sicuramente daremo anche, se sei d'accordo Nicola, i riferimenti per poter iscriverti anche alla tua newsletter, in modo tale che anche i tuoi colleghi che sono
collegati e che stanno ascoltando questa puntata del podcast possano anche loro, come posso dire, beneficiare anche di questo che è un tuo dono, perché è veramente molto bello il numero, ciascun numero. Devo dirti che ogni settimana che escono li leggo con grande piacere, proprio perché non fai solo ed esclusivamente divulgazione di tipo finanziario, ma lo fai raccontando fondamentalmente delle storie, raccontando il tuo punto di vista, adottando pienamente quella che è una logica, che è un termine, mi rendo conto che è abusato, ma che in realtà però alla fine può fare realmente la differenza, che è proprio del vero e proprio storytelling. Sì, io sono convinto che per rendere qualche cosa interessante e per dare modo poi anche di ricevere il contenuto e quindi quella parte di educazione finanziaria che è tanto importante, che tanto manca, debba esserci qualche cosa di personale, ci debba essere della verità. E quindi io racconto in ogni singola newsletter della mia vita, dei miei amici, degli eventi della mia vita, il matrimonio di due amici, piuttosto che cose della mia giovinezza, della mia infanzia, il compagno di classe, il suo modo di sistemare le magliette nel cassetto. Da lì cerco di trovare lo spunto in maniera che questo sia metafora di un'esigenza attuale che le persone possono riconoscere, in maniera che non sia un insegnamento ma che sia uno stimolo di riflessione, e che ogni volta che uno, con piacere, perché non deve essere una sofferenza leggere, con piacere riceve questa newsletter, possa chiedersi se nella sua vita ha un qualche significato, se c'è un obiettivo che non ha preso in considerazione o un qualche cosa che può fare meglio. Senti, una delle remore più grosse che c'è, anche delle resistenze più grosse che c'è da parte dei consulenti finanziari nel cominciare ad approcciare l'arte dello scrivere, è appunto quello del non sapere da dove cominciare, lavorare e scrivere, pardon, su quali argomenti, che contenuti fare, ma chi la leggerà, che tipo di frequenza, eccetera. Allora, avresti voglia di condividere innanzitutto quella che è, immagino, una routine che tu hai? Con routine noi la intendiamo in senso, molto spesso le diamo un'accezione negativa, ma in realtà le routine sono anche quelle che possono metterci nella condizione di poter ottenere anche dei risultati, perché parafrasando un poco quello che è la mia passione per la musica, scrivere è un poco come imparare a suonare uno strumento musicale, è come giocare anche a golf, nel senso che il confronto lo sia fondamentalmente con se stessi. E quindi lavorare su delle routine ci aiuta ad installare quelle sane abitudini che poi ci possono portare ad ottenere dei risultati. Ecco, qual è la routine che Nicola Foletti adotta per poter cominciare a scrivere Ratatouille? E soprattutto, se all'inizio ha cominciato un po' sull'onda dell'entusiasmo, ma se dopo l'entusiasmo, poi all'entusiasmo è subentrato anche poi una pratica e il raggiungimento della perfezione, io dico, attraverso la ripetizione, perché poi perfezione non esiste, si tende sempre alla perfezione. In realtà è forse una delle più grandi fregature che possono esistere, il cercare di tendere alla perfezione, però ridendo e scherzando, tendere alla perfezione ci porta costantemente a migliorare. Le routine per me sono importantissime proprio nella loro accezione di abitudine. Il fatto è che io ci sto ancora lavorando. Una routine vera e propria non sono riuscito a renderla perfetta, quindi a migliorarla. Diciamo che io sono partito veramente in una maniera improvvisata, in una maniera estemporanea. E benché fossi anche allo stesso momento partito da un'idea di sviluppo imprenditoriale della professione di consulente finanziario tramite questa creazione di contenuti, e mi sono reso conto però molto in fretta che non avere una routine, non avere un'abitudine, non avere una struttura, non aver strutturato il lavoro lo rende veramente molto gravoso. Per cui, per quanto uno possa aver piacere di scrivere, per quanto gli possa venire facile, e credimi, a me non viene così facile in realtà, io ci metto molto tempo e ci lavoro molto, senza una programmazione, senza una routine, rimane un lavoro faticosissimo.
E adesso, da un po' di tempo, in realtà da più mesi, ho iniziato a strutturare il lavoro e mi rendo conto di quanto sia diventato più semplice, di quanto sia anche migliore. Le stesse newsletter, se vado a leggere le prime, e in questo l'abitudine aiuta, sono più acerbe, mi rendo conto di quanto con tanta passione però avessi molta meno consapevolezza di quello che stavo facendo. Per me ci sono due strumenti che mi hanno aiutato molto a rendere il lavoro sostenibile, perché un merito me lo devo riconoscere, nonostante fossi improvvisato, il merito di aver tenuto duro. Ci sono stati momenti molto molto faticosi in questo anno di scrittura, nel quale più di una volta mi sono chiesto se valeva la pena continuare a sostenere questa... Ho visto le albe alla tastiera, non lo dico come scherzo, l'ho fatto più di una volta, e questo mi ha convinto che era necessario trovare una routine e affrontare la cosa in maniera imprenditoriale. Quindi ho tenuto duro e sono riuscito a capire, confrontandomi e studiando, quali fossero degli strumenti realmente utili. La svolta, nel mio caso, arriva da due strumenti. Uno è quello del calendario editoriale, che mi permette di capire quale tipo di lavoro ho di fronte, ma non soltanto in quando scriverò e quando pubblicherò qualcosa, ma anche grazie al dover mettere in ordine gli argomenti mi rendo conto se c'è qualche cosa che sto duplicando, se c'è qualcosa che sto trattando poco, se c'è lo spazio per dividere un argomento in più newsletter, ed è preziosissimo avere un ordine mentale di quello che si vuole raccontare, anche per permettere a chi poi leggerà di riuscire a seguire un filo logico che davvero porti alla ricetta della ratatouille completa. E il secondo strumento che mi sta aiutando moltissimo, che sto ancora sviluppando nella sua potenzialità, sono le mappe mentali. Mappa mentale che all'inizio ho utilizzato per fare l'ossatura dell'articolo, quindi l'argomento che voglio trattare è attorno i rami con i vari punti da affrontare. Questo mi ha aiutato molto nel non perdere la rotta durante la navigazione, perché la scrittura porta via. La scrittura ha la capacità di portare con noi in un viaggio chi legge, ma allo stesso tempo, nel momento in cui la si esercita, nel momento in cui la si scrive, siamo noi che per primi facciamo quel viaggio. E quindi ogni tanto io mi ritrovavo perlomeno scrivendo in direzioni inaspettate. Non stavo svolgendo il punto che mi ero posto e mi ritrovavo altrove. Alcune volte l'ho accettato perché fa parte dello scrivere, alcune volte invece ho buttato via tempo, che è preziosissimo. La mappa mentale mi permette, quando la utilizzo sul singolo articolo, sulla singola newsletter, di tenere il filo. Quindi mi ci rifaccio in continuazione per capire se sto andando fuori rotta oppure no. Oggi, negli ultimi mesi, la sto usando in una maniera veramente molto proficua per me, e ho deciso di intervistare una persona vera, quindi ho un mio assistito, una persona che conosco, e nelle newsletter successive di sviluppare quelli che possono essere i temi e le necessità che emergono dall'intervista. La mappa mentale la sto usando quindi per rimettere la persona al centro, e questo mi piace molto perché la newsletter è per le persone, è scritta per le persone, non è scritta per me, e quindi mettere la persona al centro e sviluppare attorno le sue esigenze, le sue speranze, i suoi sogni mi permette non solo di mantenere la rotta in quella singola newsletter, ma mantenere la rotta in un percorso che è un po' più ampio. E la mappa mentale ha ancora, dal mio punto di vista, da offrire molte altre cose che io non ho individuato, ma è uno strumento potentissimo. Senti, proprio perché non voglio dare nulla per scontato, giustamente anche per chi ci sta ascoltando, per esempio, vogliamo spiegare un attimino meglio alle persone che ci ascoltano in che cosa consiste il calendario editoriale, e soprattutto Nicola Foletti, per esempio, il calendario editoriale, dove lo va a redigere? Utilizza qualche strumento in particolare? Come ti sei organizzato? Allora, anche qui io vado per tentativi. E ho iniziato con un calendario editoriale su carta, poi l'ho portato su Excel. Nel calendario editoriale pongo alcuni punti e poi ne uso più di uno, quindi
li sviluppo in maniera come a fisarmonica. Sto sviluppando il calendario editoriale un po' a fisarmonica, aggiungo delle colonne in Excel, tanto per renderlo visivo anche a chi ci sta ascoltando. Io ho una colonna in cui metto l'argomento, una colonna in cui ho messo i destinatari, una colonna in cui metto il perché questi destinatari dovrebbero trovare un punto di interesse in, certo, quell'argomento, quindi collegare il destinatario all'argomento, e la data in cui desidero che sia pubblicato, quindi in cui dovrebbe raggiungere il lettore, e poi si può sviluppare ad libitum il calendario editoriale, perché ci si può iniziare a mettere il canale di pubblicazione, quindi questo contenuto oggi esce in una newsletter, però fra 1, 2, 3 settimane deve diventare un post social, piuttosto che l'ossatura per un altro canale di divulgazione che io ancora non ho sviluppato, che può essere il Telegram, può essere il podcast come il tuo di oggi, e invece un video. Io ho già trasformato una decina di newsletter in video, però nel mio calendario editoriale sono posizionate per una pubblicazione dopo l'estate. Ok. Però questo lo so già. Mentre prima mi ritrovavo ad avere del materiale e non sapere quando l'avrei diffuso e quale logica dare a questa diffusione, oggi so, perché ho un panorama finalmente un po' più a lungo termine del mio lavoro, che mi permette di decidere che il video inizierà a uscire dopo l'estate, sarà accompagnato da altri lavori, e perché è un investimento importante quello della creazione dei contenuti, ed è giusto che abbia un riscontro altrettanto importante, e quindi dare la massima possibilità di risultato al contenuti che facciamo. Senti, quanto ha contribuito la redazione del calendario editoriale a sentirti un po' più sereno, più tranquillo, ad avere le cose sotto controllo fondamentalmente? Perché poi credo che uno degli elementi che genera più ansia nelle persone sia la possibilità di non... l'impossibilità, anzi chiedo scusa, di controllare le cose. Cioè sapere già in anticipo e avere una certa profondità di campo, di visione, no? Di ciò che avverrà, o quantomeno di ciò che vorremmo far accadere o che vorremo far accadere, quanto ha contribuito per esempio a migliorare anche fondamentalmente la tua produzione letteraria, la virgolettiamo? Sì, sì, è nato per quello. È nato per gestire le mie ansie. È nato per togliermi la preoccupazione di non avere qualche cosa di pronto, non sapere che cosa scrivere. E oggi mi posso permettere di pensare alla produzione di un po' di materiale ed avere, come si dice, la cambusa piena, in maniera da poter pubblicare anche con un po' di calma. È quello che ho cercato, quando mi è stato chiesto un consiglio da qualche collega, di far ben presente. Prima di partire, visto che ho iniziato questa metafora del mare, al quale sono molto affezionato, è necessario aver fatto provvista. Uno degli errori più importanti che io mi riconosco è quello di essere partito sull'onda dell'entusiasmo e essermi ritrovato a inseguire la settimana, che è faticosissimo, perché basta la settimana in cui gli impegni di lavoro siano più pressanti o in cui i clienti abbiano un'esigenza inaspettata piuttosto che un'esigenza familiare, e ci si ritrova in affanno. E quando si è in affanno non si produce un buon risultato. E invece il calendario editoriale per me è stato il modo per riuscire a prendere fiato, che non vuol dire che produco meno, che ci metto meno tempo, perché con un anno di esperienza sono più veloce, non solo nella scrittura ma anche nella raccolta del pensiero e nella raccolta dei materiali, che è un'altra cosa che ancora non ho standardizzato ma su cui sto lavorando. La raccolta del materiale, ogni volta che apro il giornale piuttosto che un sito, piuttosto che i moduli di formazione della mandante, sono preziosissimi per raccogliere idee da trasferire ai clienti. E quindi sì, il calendario editoriale secondo me va fatto in anticipo. Ma perdonami, tu hai, perché di solito ci sono vari modi di interpretare il calendario. Allora c'è chi
ad esempio, da una ciclicità addirittura mensile al calendario editoriale, nel senso, uscendo magari tutte le settimane, la prima settimana di ogni mese è dedicata a uno specifico argomento ed è sempre quello, ovviamente visto da varie prospettive, da prospettive differenti, da latitudini differenti. Oppure c'è una ciclicità addirittura che è infrannuale, dove per esempio dicembre e maggio, siccome sono notoriamente due mesi particolari, maggio perché prelude anche al tema della denuncia dei redditi, dicembre perché va chiudendosi l'anno, magari quei due mesi sono dedicati per esempio ad argomenti tipo come ottimizzare il carico fiscale attraverso gli strumenti finanziari, oppure legati al tema della previdenza. Ecco, come ti muovi tu nella composizione del calendario editoriale? Come ti sei mosso finora? Allora, quelle che tu hai raccontato e esplicitato, secondo me sono delle idee non belle di più, sono geniali. E se dovessi consigliare oggi un collega a iniziare un'attività di newsletter, gli consiglierei di fare questa scelta innanzitutto, perché avere una ciclicità negli argomenti aiuta tantissimo. Io sto forzando Ratatouille dentro a una struttura che non era la sua, per cui mi ritrovo in realtà a pensare il calendario editoriale come se fosse una pubblicazione di una novella, come se fosse la pubblicazione di un libro, per cui lavoro mentalmente su dei pianeti, su delle galassie di pianeti, di argomenti che pian pianino sviluppo in maniera sì ricorrente, ma non con quella ciclicità che mi potrebbe dare il calendario editoriale. E sto realmente costruendo Ratatouille mentre la faccio, tanto che dopo un anno ho deciso di trasformarla in un libro e ho ripreso in mano tutte le newsletter e ho visto che in effetti ci sono dei pianeti con i propri satelliti che caratterizzano la produzione di quest'anno. Il calendario editoriale messo a frutto, come lo racconti tu, quindi con una predisposizione di quello che è anche il periodo dell'anno in cui ci sono argomenti a cui le persone sono più sensibili, è uno dei miei obiettivi. È uno dei miei obiettivi, riuscire a coniugare la fantasia con la quale io do la libertà a Ratatouille di esprimersi, perché è ancora molto libera di toccare argomenti vari, e coniugarlo invece con una visione un pochino più puntuale di quello che succede attorno a me, non slegato dall'attualità, ecco, non slegato dal periodo fiscale, per esempio, è molto proficuo se uno lo pensa in anticipo. Certo, certo. Senti, venendo poi all'altro tuo strumento, il tema delle mappe mentali, qua mi permetto di dare un suggerimento ai nostri ascoltatori legato al fatto che se volete approfondire il tema delle mappe mentali, che possono essere, sono uno strumento potentissimo che suggerisco, io lo utilizzo sia per esempio per creare le puntate dei podcast, per creare gli articoli delle mie newsletter, per creare le mie giornate di formazione, vi suggerisco di leggere tutti i libri di Matteo Salvo. Io non lo conosco, non ho avuto mai il piacere di conoscerlo, mi sono sicuramente dato l'obiettivo di scrivergli per invitarlo magari all'interno della Imprendi Promotore Academy, mi farebbe piacere che venisse a tenere un suo speech, perché effettivamente lui insieme a Tony Buzan, che è in realtà lo scopritore, l'ideatore del mind mapping, praticamente delle mappe mentali, che è uno psicologo inglese, nonostante abbia un nome e cognome, io lo faccio sempre come battuta che sembrerebbe più veneto, perché Tony Buzan sembrerebbe veramente più veneto. Ecco, questi libri possono esserti veramente veramente molto utili per poter proprio utilizzare le mappe mentali che poi possono essere semplicemente disegnate con carta e penna, oppure utilizzando anche un sacco di strumenti online che esistono, sia Nicola, mi permetto di sottolinearlo, che è sottoscritto, perché Nicola mi è venuto a chiedere qualche consiglio su quale strumento utilizzare. Utilizziamo uno strumento che si chiama Xmind, che è disponibile sia per, se non ricordo male, per i sistemi operativi che girano su Mac, sia per Windows, ma soprattutto su iPad anche. Sì, per entrambi iOS oppure Windows. Il bello è che girano sui mobile. Quindi li ritrovi sul cellulare, ma sull'iPad, contemporaneamente sul computer. E questo vuol dire che anche in mobilità, se ci viene in mente qualcosa, abbiamo voglia di buttare giù qualche idea,
sicuramente il telefono ce l'abbiamo sempre dietro. Sì, ed è la stessa cosa che uso e che da sempre uso per scrivere. Io sto scrivendo in tutti i momenti liberi, in tutti i momenti che sarebbero morti, invece di aggiornarmi sui social, colgo l'occasione per essere produttivo e scrivo col telefono, con l'iPad, col computer personale, ma anche quello dell'ufficio. E per fare questo sto usando due programmi. Uno è ePages di Apple, che si può usare anche in cloud, quindi non è che per forza di cosa bisogna avere il Mac, ma quell'altro è Evernote. Sto scoprendo Evernote, anche questo è uno strumento molto potente, con degli abbonamenti irrisori dal punto di vista dell'investimento economico, e che come Xmind, che col quale mi trovo veramente molto bene perché è molto immediato, molto veloce, si riesce a essere molto produttivi. Evernote, ricordiamolo, è di fatto un taccuino elettronico. È come se noi avessimo costantemente dietro la famosa carta e penna, quel libricino, il taccuino che usavano per esempio i cronisti o i giornalisti negli anni 50, che vedevamo magari intervistare qualche sportivo o qualche divo del cinema, oppure per annotarsi qualche nota di cronaca. In realtà Evernote consente appunto di avere la stessa identica funzione, però sviluppata chiaramente sul telefono. Senti, volevo chiederti una cosa, perché poi è la curiosità che tutti hanno: ma che tipo di benefici hai registrato nello scrivere una newsletter? E soprattutto ti chiedo di suddividere i benefici per Nicola Foletti, consulente finanziario, e poi non dimentichiamolo invece per i clienti. Allora, suddividere i benefici ci provo, non è facile. Non è facile perché dividere i benefici come professionisti da quelli che ritengo abbiano avuto i miei clienti è difficile da misurare. È difficile da misurare in primo luogo perché per tutto quello che ho detto sopra, io non ho impostato un lavoro come invece si può fare per misurare le metriche di risultato della newsletter, quindi quante volte viene aperta, quale viene letta di più, e quale viene rivista magari dalle stesse persone che l'hanno ricevuto, e che invece aiuta molto a capire poi e a cercare riscontro poi nel contatto, io dico analogico, nel contatto di persona con, certo, i clienti, quali argomenti loro abbiano portato nel loro pensiero e nel loro modo di vedere i risparmi. Vero è però che posso raccontarti quali sono stati gli effetti. Il primo effetto è che i miei clienti nel 2018, dopo un anno negativo, quando siamo arrivati nell'ultimo trimestre, dove abbiamo veramente avuto il crollo dei valori di mercato, non ce n'è stato uno che abbia preso sul telefono per chiamarmi. E quando io invece li ho contattati io per dare un po' di tranquillità, ho trovato delle persone molto molto più consapevoli, molto più tranquille riguardo a quella che era la variabilità che stavano vivendo sui mercati, la volatilità, il momento negativo, e invece di parlare di risultati di portafoglio mi sono ritrovato a parlare dell'argomento dell'ultima newsletter. E questo è stato l'ultimo anno di appuntamenti di assistenza fatto sui portafogli. Al di là delle necessità tecniche, mi è capitato di parlare degli argomenti di vita e di pianificazione che io trattavo nelle lettere, non più nella percentuale di risultato. Invece, altra cosa estremamente utile dal mio punto di vista, ogni volta che ho mandato via una newsletter, ho ricevuto, non ogni volta, insomma molto spesso, quando ho mandato via la newsletter, ho ricevuto una richiesta di assistenza tecnica, magari per il bancomat smagnetizzato, per il sito al quale non riuscivano ad avere accesso. E questo è stato un grande vantaggio per me, perché io non sono in grado di prevedere o di capire se un cliente ha una difficoltà nell'utilizzo di uno strumento tecnico, però quella difficoltà è una scocciatura importante per lui, e visto che se lo ricorda, pensiamo al bancomat smagnetizzato, che magari viene utilizzato per pagare un'autostrada. Quando alla fine dell'autostrada lui si ritrova la sbarra che non si alza e il bancomat che ha infilato è il mio, è quello della banca che gli ho fatto avere io, sono io il colpevole. In quel momento io perdo, ma non per colpa mia, quindi incolpevolmente, perdo però un pezzettino del rapporto con il mio cliente.
Il fatto che ricevendo la newsletter si ricordano di me, si ricordano del bancomat smagnetizzato, mi chiamano e io gli risolvo il problema prima che si ritrovino con la sbarra bloccata in autostrada è un grandissimo servizio. Quindi dal punto di vista pratico ho riscontrato questo, dal punto di vista di relazione invece ho registrato molto di più, perché la mia sensazione è di essere ai loro occhi molto più autorevole e di essere accolto con un grande piacere quando vado a casa, perché sanno quanto sono impegnato, vedono che io scrivo tutte le settimane e il fatto è che io scrivo per tutti, quindi scrivo una volta sola, ma ognuno di loro la riceve in da solo e quindi ogni volta che la riceve come se io l'avessi scritta solo, certo, per lui, e quindi l'impegno di tempo, ogni ora di Ratatouille è un'ora per ognuno di loro. E io ho 150 clienti, sono 150 ore per loro e quindi sanno quanto impegno io ci metta, e ogni volta che io vado in una visita, che sono diminuite come numero, sono diminuite le visite, eppure io sono molto più vicino, o perlomeno vengo percepito molto più vicino. Questo è un vantaggio che io vedo, un valore che io vedo per i miei clienti, è quella della tranquillità, è quello di aver riposizionato, o perlomeno di aver iniziato a riposizionare l'attenzione del loro patrimonio per gli scopi di vita e non per il risultato numerico, che è un po' il sogno di tutti, è un po' il sogno, certo, perché noi come consulenti, io perlomeno vivo un po' di ansia quando i mercati vanno male e un po' di euforia quando i mercati vanno bene, ma non è corretto, non è giusto, perché non faccio niente, io non c'entro niente in quello. Quello che posso controllare io è la relazione con il cliente e il suo stato e cercare di aiutarlo ad avere uno stato d'animo corretto sia nelle fasi di mercato positive che nelle fasi di mercato negative. La newsletter in questo mi sta aiutando molto. Dal punto di vista professionale, poi, una dei miei obiettivi era quello di fare sviluppo di portafoglio con anche la newsletter, cioè riuscire a diffondere il mio nome tramite la lettura delle newsletter. Io ho iniziato a scrivere solamente ai miei clienti e pian piano ho aperto le porte anche ai potenziali clienti, ma perché mi è stato chiesto, quindi l'ho capito, anche questo l'ho capito un po' dopo. E ora io non sono in grado onestamente di misurare quale sia stato il risultato in termini di nuova clientela, però posso dirti Enrico che l'anno scorso, nel 2018 e nel 2019, io sono cresciuto solo per acquisizione di clienti nuovi da presentazioni spontanee, perché questo è un mio limite. Io quest'anno non ho fatto una richiesta, un'attività di sviluppo del portafoglio, quindi una richiesta di presentazioni di referral, e quelli che ho avuto sono assolutamente spontanei. Sono spontanei, che pur non potendole attribuire alla newsletter, l'unica cosa che ho fatto di diverso è proprio quella. Quindi io ho questa percezione, questa idea che avendo donato tanto materiale, tanti contenuti, chi lo ha ricevuto, in realtà un paio di amici me l'hanno anche detto, questi contenuti siano stati utilizzati magari a cena, nella riunione dei genitori della scuola, come argomento che il mio cliente ha portato ai suoi conoscenti, un argomento con il quale lui ha raccontato qualcosa ai suoi conoscenti che lo ha fatto sentire orgoglioso di me, e per questo motivo ha avuto piacere di presentarmeli coi conoscenti. Questa è una cosa bellissima. Senti, ti faccio una domanda. E tu hai deciso di uscire con cadenza settimanale, e ritengo peraltro che sia la cadenza giusta, per esempio per lo strumento newsletter. Quanto questa cosa di uscire settimanalmente di fatto ti ha disciplinato? Ti faccio questa domanda perché uno dei riscontri che sto avendo più spesso dai consulenti finanziari che si cimentano nella scrittura della newsletter è dato appunto dal fatto di dire: arriva un punto in cui, se salti per tutta una serie di motivi la scrittura della newsletter, più di qualche cliente ti scrive dicendoti: beh, cosa sta succedendo? C'è qualcosa che non va? Stai poco bene? Eccetera. A me accade per esempio col tema del Telegram. E allora la domanda che mi faccio è:
quanto di fatto la newsletter diventa uno straordinario strumento di disciplina personale nel fare le cose? Tantissimo. Io da subito ho iniziato a sentire, a percepire anche un impegno, non voglio dire un obbligo, perché obbligo è quasi negativo, ma una responsabilità. Senso del dovere? Sì, una responsabilità vera e propria nei confronti di chi riceve la newsletter di fargliela avere tutte le settimane. Ho preso un impegno e lo prendo ogni settimana perché sono solito firmare alla settimana prossima, virgola, Nicola. E quindi di fatto costringi te stesso a dire: ragazzi, anche se non ho voglia, bisogna uscire. Di fatto sì. Di fatto ogni settimana rinnovo questo impegno ed è un impegno che inaspettatamente mi viene proprio riconosciuto. Tanto che in un anno, in realtà, sono un anno, per me sono state 53 le newsletter, perché ho fatto un numero zero in cui spiegavo che cosa volevo fare. Le 52 vere newsletter di Ratatouille in realtà hanno richiesto 54 settimane, perché due volte ho saltato, una per una serie di improbabilissimi inconvenienti tecnici che sono stati insormontabili ma che sono diventati poi oggetto della newsletter successiva, certo. E a me ha fatto anche molto ridere, e una volta perché per recuperare un momento di stanchezza assoluta e quindi proprio per sopravvivere. Ho mandato un messaggio dicendo: io ho bisogno di sopravvivere questa settimana, non ci riesco. Ma questo è il frutto del fatto che io non avevo un calendario editoriale, non ero organizzato, non ero strutturato. Però in quel momento, quando è successo, ho avuto molte attestazioni di sostegno e altrettante richieste di informazioni, cioè il come stai. Io ho avuto più di 30 persone, che sono un numero enorme, che mi hanno scritto un messaggio: tutto bene, ma non gli amici, i clienti, quindi persone con le quali sì, ho confidenza, che mi hanno affidato il loro patrimonio, quindi i loro sogni, quindi tanto, ma con i quali non c'è una quotidianità. E invece in quel caso una trentina di persone mi hanno scritto per sapere se stavo bene, perché se lo aspettano. Poi buona parte di loro in realtà non la legge, so che non la legge, me lo dicono, lo ammettono, che le stanno salvando tutte perché le leggeranno sotto l'ombrellone, perché però hanno piacere di riceverla. È come se io andassi tutte le settimane a casa loro a dire che ci sono, e quando manca si sente che manca, per cui questo diventa una responsabilità, diventa un impegno e diventa una disciplina che in una qualche maniera bisogna rispettare. Esattamente. Senti, sei stato tra i primi iscritti alla Imprendipromotore Academy. Allora, che cosa ti ha spinto ad iscriverti e soprattutto come potresti descrivere questa esperienza formativa? Perché ormai, ridendo e scherzando, anche l'Imprendipromotore Academy è quasi vicina al giro di boa del primo anno. Allora, per me l'Academy è un allenamento quotidiano. È un allenamento quotidiano dal quale è un investimento su me, per il tempo che richiede, e sul quale io ho grandi aspettative e che anche qui non temo di essere criticato di piaggeria, e che io credo di altissimo livello. A me piace la formazione, ho sempre cercato formazione. Ricevere formazione o fare formazione mi ha sempre appassionato tantissimo, e è da 22 anni che, l'ho già detto prima, faccio corsi, ho iniziato a 20 anni a fare corsi di tecniche di vendita. Io credo di non aver mai trovato il livello di preparazione che viene proposto in Academy. Ma non mi riferisco, Enrico, a te e solo a te, perché è evidente che io in Academy mi sono iscritto dopo averti conosciuto e dopo aver vissuto una giornata di aula, anzi due giornate di aula di formazione che volevo continuare. Ma mi riferisco ai docenti che intervengono in Academy nel loro ambito, come Ivan Bottelli per quello che riguarda il marketing video, la preparazione dei video e tutto quello che è quel modo e quel mondo di comunicazione,
piuttosto che Vincenzo Renne per quello che è l'approfondimento sulla lettura dei bilanci e il modo con il quale relazionarsi con i clienti molto importanti che tutti noi ambiamo a servire, che sono gli imprenditori. Il livello di docenza e di formazione è estremamente elevato e la cosa che per me ha un grandissimo valore è il fatto che vengano forniti degli strumenti pratici. Perché io di libri ne leggo tanti, a me piace leggere, però una cosa è la teoria e una cosa è quando le cose quando vieni messo nella condizione di farle, ma soprattutto ti viene chiesto di farle. Perché il valore ancora in aggiunta a tutto questo per me è la condivisione con i colleghi. Quando tutti attorno a te si impegnano, quando attorno a te vedi delle persone che mettono in pratica quello che viene fatto come lezione in Academy e da lì hanno anche dei risultati molto importanti, sei portato a farlo anche tu. Quindi è un gruppo di persone, è veramente una comunità, sta diventando per me che la vivo come studente una comunità di persone che non hanno invidia e non hanno ansia da concorrenti e invece mettono a disposizione le loro esperienze di grandissimo livello, il loro impegno, le loro fatiche, i loro errori a disposizione di tutti e quando tutti attorno a te parlano bene, tu incomincerai a parlare bene. È proprio una questione di ambiente, non siamo fatti così, siamo animali sociali, Aristotele ci ha definiti zoon politikon, quindi animali politici, che vuol dire sociale, e lo stare insieme ci porta se condividiamo il motivo per cui stiamo insieme, ci porta anche ad affinare delle abilità insieme, diventiamo tutti più bravi. Questo è quello che io trovo in Academy e che credo ogni iscritto all'Academy che abbia anche qui l'impegno e la costanza di mettere a terra, come dicevi tu prima, le cose che vengono raccontate e che si mette anche a disposizione dei colleghi per condividere la propria passione, la propria esperienza, credo che tutti possano essere d'accordo con me. Senti, all'interno dell'Imprinti Promotore Academy dalla settimana scorsa è partito un nuovo progetto, un progetto che ti vede peraltro anche come protagonista, perché se c'è una delle cose che più mi piacerà sempre di più poi in futuro fare è quella di affidare a singoli miei studenti che si sono distinti in particolari ambiti la possibilità anche di condividere con gli altri studenti non solo durante le aule ma anche durante le lezioni online il loro sapere, le loro scoperte, l'evitare per esempio determinati errori. E quindi la volontà proprio di affidarti la guida di questo nuovo progetto che abbiamo intitolato insieme Scribalab è stata per me abbastanza, come posso dirti, naturale, perché credo che tu abbia sicuramente interpretato in maniera autentica che cosa vuol dire la disciplina nello scrivere, il fatto di scrivere una newsletter assolutamente di pregio e conseguentemente abbia anche accettato tra l'altro di condividere nel pieno spirito dell'Academy quelli che sono proprio le cose che hai scoperto anche sulla tua pelle, ok, e aiutando poi le persone a non commettere gli stessi errori. Allora, ed è proprio l'ultima domanda di questa puntata del podcast, e voglio chiederti di condividere con gli ascoltatori dell'Imprendi Promotore Podcast che cos'è Scribalab, che cosa si fa in Scribalab e qual è il tuo programma didattico. Allora, Scribalab è un laboratorio di scrittura messo a disposizione degli iscritti dell'Academy e io ne sono veramente molto orgoglioso. E il fatto che tu abbia deciso di coinvolgermi è un grande onore per me ed è anche un modo per restituire in Academy qualcosa che io dall'Academy ho preso, perché la consapevolezza che avrei dovuto modificare il mio modo di scrivere Ratatouille che porta la mia professionalità e i miei clienti a crescere, io questa percezione l'ho avuta in Academy nel confronto con i colleghi,
quando mi hanno posto delle domande alle quali io non ho saputo rispondere. E lì ho veramente toccato con mano quanto il lavoro fosse bello, quanto valore ci fosse, ma quanto poco imprenditoriale fosse. E il coinvolgimento che tu mi hai chiesto in Scribalab è quindi per me un modo, e vuole essere non certo un modo per insegnare a scrivere, perché io non sono uno scrittore, non sono un insegnante di lettere e non ho né quelle competenze né quelle velleità, ma un modo per restituire ai colleghi in Academy quello che a me hanno dato ed evitare che loro facciano tutti gli errori che ho fatto io, perché io te li posso raccontare uno a uno, li ho fatti tutti e sulla mia pelle, come era necessario, li ho risolti e sono riuscito ad andare avanti. Ed è, va bene, è giusto che ognuno faccia le sue esperienze, ma se possiamo evitare dall'esperienza degli altri di fare gli stessi errori, siamo più liberi di fare i nostri, ecco, diciamo che così ognuno può fare i suoi. Scribalab nasce dall'esigenza di dedicare tempo, energie e investimento per i consulenti finanziari proprio alla parte che sta diventando più importante della nostra professione. Perché se sono cose che in realtà, Enrico, tu porti nelle aule di formazione, ma che i consulenti finanziari ricevono in continuazione da tutto quello che ruota attorno a loro, e ci parla chiaramente di una modifica di quella che è la professione, di uno sviluppo che la professione sta avendo e che ha al centro, come negli altri campi, l'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale in poco tempo sarà in grado di sostituirsi, e lo sta già facendo, ma in maniera completa, all'uomo nella costruzione, nell'asset allocation. È impensabile che io possa, come Kasparov, battere la macchina nel gioco degli scacchi, nella capacità di analizzare la quantità di informazioni, la velocità con cui vengono analizzate, per produrre un risultato e per produrre un asset allocation e un portafoglio tecnico. Quello su cui la macchina non potrà mai e non può, o perlomeno io oggi dico mai, spero non possa mai sostituire l'uomo, è nella sua umanità. Nella sua umanità, quindi nel rapporto con l'uomo, nella sua capacità di capire l'uomo e di accudire l'uomo. Ed è quello che io ritengo debba fare un consulente finanziario. Nel momento in cui si lavora per obiettivi di vita, quindi in goal-based investing, e quindi nel riuscire a far comprendere alle persone che non è il più per cento, più 1%, più 2%, il loro obiettivo, ma è quello di vivere bene, avere le risorse per realizzare i propri sogni e trasformare i propri sogni in obiettivi di vita, come diceva Napoleon Hill, allora quella professione lì si fa attraverso la condivisione di contenuti. Si fa attraverso la scelta di donare ai propri clienti la possibilità di conoscerci e di fidarsi di noi, perché non tutti i clienti sono giusti per me, ma quelli che ho io è perché mi hanno scelto e io ho scelto loro, e quindi devo comunque dare a loro la possibilità di continuare a fidarsi di me, di capire quello che sta succedendo nella loro vita. Si fa con la creazione di contenuti che secondo me si basa come punto di partenza proprio nella scrittura, da cui questo laboratorio di scrittura di newsletter per consulenti finanziari, non certo per romanzieri, che ha un nome molto evocativo, perché lo scriba nella storia, la comparsa dello scriba viene, secondo Wikipedia, viene posta a più di 3300 anni fa in Mesopotamia, insieme alla comparsa della scrittura, ed è lo spartiacque fra la preistoria e la storia. In tutte le civiltà gli scriba sono stati una casta molto importante, un gruppo e una casta molto importante, sia presso gli antichi egizi, sia presso i mesopotami, sia presso gli ebrei, che avevano importanza perché servivano perché in realtà erano il punto di intersezione, di unione fra gli acculturati e gli illetterati, erano il punto di trasmissione della cultura. Nessuno dei consulenti finanziari vuole diventare una casta di scrittori, certo. Però
però ogni volta che noi scriviamo e che siamo insieme ai nostri clienti, noi anche involontariamente facciamo educazione finanziaria. Quindi facciamo esattamente quello che facevano gli scriba quando trasferivano cultura verso persone che quella cultura non avevano. È quello che facciamo noi quando scriviamo un'email o una lettera ai nostri clienti per fare educazione finanziaria, per permettere loro di capire quel qualcosa di più che serve davvero nella loro vita. Quindi ci trovo una metafora molto bella in questo nome, Scribalab. E Scribalab si pone l'obiettivo di trasferire questa esperienza partendo da non fare tutti gli errori, e quindi individuare chi sono i clienti, individuare quali sono gli strumenti, scusami, perché io ce l'ho ben chiaro nella mente e quindi lo do per scontato. Come scegliere i destinatari della nostra scrittura? Questo vuol dire chi sono i clienti, i nostri clienti in portafoglio, ma i clienti potenziali. Quali sono i destinatari che vogliamo raggiungere? Come rendere efficace la nostra scrittura? E come sorpassare tutte le paure che ci fermano prima della scrittura? Come sfruttare una mappa mentale per renderci il lavoro meno oneroso? Come usare un calendario editoriale per fare in modo da poter essere sereni e non andare in affanno quando abbiamo tante altre cose da fare? Come, come decidere e come gestire le immagini che alleghiamo alla newsletter, quindi la normativa sulla privacy piuttosto che i diritti di utilizzo delle immagini? Sono tutti argomenti con i quali io mi sono dovuto confrontare e che ogni settimana metterò a fattor comune. Quindi la Scribalab ha un'ora alla settimana di diretta nel quale si affronterà un argomento, ma essendo un laboratorio si affronta anche gli elaborati di chi ne ha voglia, ma anche i miei. Io nel primo incontro ho chiesto a chi l'ha visto di scrivere, perché di questo stiamo parlando, di scrivere una newsletter ai clienti, quindi non scrivere per il gusto di scrivere, ma scrivere una comunicazione, una newsletter ai clienti, e l'ho fatto io. Ho deciso di farlo io perché questo laboratorio è probabilmente un meta laboratorio nel quale anche chi si pone nella posizione di trasferire una competenza, un'esperienza, ha bisogno di crescere tanto quanto quelli che la ricevono. Senti, siamo arrivati al termine di questa puntata. Prima di congedarci mi farebbe piacere che tu ci dicessi dove è possibile iscriversi alla tua newsletter Ratatouille, se alcuni colleghi volessero chiaramente godere della bellezza della lettura della tua newsletter, che cosa devono fare? Basta che vadano su nicolafoletti.it. In realtà quel sito è in costruzione, esiste solo la landing page per l'iscrizione a Ratatouille. Da quel momento sarò io stesso con le mie manine a spedire ogni settimana Ratatouille nella loro posta elettronica. Senti Nicola, grazie veramente, è stata una bellissima puntata questa, zeppa di contenuti e soprattutto di stimoli e anche di suggerimenti e consigli per poter fare in modo che la scrittura renda autorevoli. A te sta già accadendo, ovviamente la strada è sempre lunga, tortuosa, eccetera, te lo dice uno che nonostante scriva da 3 anni ma non è mai soddisfatto di ciò che scrive, ma probabilmente il fatto del non essere soddisfatti e del tendere il più possibile alla perfezione è anche forse il trucco per continuare costantemente a migliorarsi. Sì, poi puoi seguire Scribalab, vedrai che avrai dei miglioramenti. Grazie Nicola, alla prossima. Grazie a te. L'intervista a Nicola Foletti è stata ricca di idee e suggerimenti pratici per poter cominciare a scrivere una tua newsletter. Nicola, oltre a proseguire la sua produzione letteraria professionale, presiede con grande capacità e maestria il laboratorio di scrittura Scribalab, che si trova all'interno della Imprendi Promotore Academy. Prima di concludere questo episodio voglio invitarti ad iscriverti al gruppo Facebook dell'Imprendi Promotore. Iscriverti al gruppo è il modo migliore per continuare ad accedere a contenuti esclusivi, come ad esempio i 2 show live settimanali che sono andati in onda
l'anno scorso, intitolati l'Imprendi Promo Show e la Peripromotore. Nell'Imprendi Promo Show intervistavo ogni settimana un consulente finanziario che condivideva con me e gli ascoltatori le proprie strategie ed esperienze con le quali ha fatto crescere la propria impresa di consulenza finanziaria. Nella Peripromotore intervistavo invece, sempre con cadenza settimanale, una personalità o esperto che tramite le proprie competenze professionali sta dando un forte contributo alla crescita del settore della consulenza finanziaria. Il gruppo è composto esclusivamente da consulenti finanziari e che ovviamente hanno voglia di migliorare il loro modo di fare impresa e consulenza finanziaria. Cerca su Facebook Imprendi Promotore il gruppo e per oggi è tutto. Io sono Enrico Florentino e voglio aiutarti a migliorare la tua impresa di consulenza finanziaria. Ciao, alla prossima puntata. Hai ascoltato l'Imprendi Promotore, strategie per far crescere il tuo business con Enrico Florentino. Per informazioni, domande e suggerimenti scrivi a info@imprendipromotore.it.